Beh, è il senso della serie, è il motivo per cui poi in realtà la devi guardare per sapere chi sta mentendo. È una serie appunto a cui io tengo moltissimo e di cui vado estremamente fiera perché abbiamo fatto un lavoro sotto tanti punti di vista, con tutti i miei colleghi, con il regista Gianluca Maria Tavarelli e con Alessandro Preziosi. Abbiamo cercato di dare il meglio proprio per poter presentare un prodotto che fosse di alto intrattenimento, di grande qualità, secondo me scritto benissimo e appunto interpretato in modo tale che lo spettatore si domandi sempre continuamente chi sta mentendo, chi sta dicendo la verità. E in più tocca delle tematiche che sono estremamente attuali, no? Sulla violenza sulle donne, anche se noi non possiamo dire effettivamente se c'è stata o non c'è stata questa violenza, però si ha anche modo di riflettere molto su che cosa vuol dire di no e sul fatto che dopo no è tutto violenza, se io dico no. I social sono un problema, secondo me, sono veramente un problema, uno strumento meraviglioso. Però veramente è un'arma a doppio taglio e nel nostro caso lo è al 100% perché lei in un momento di rabbia decide di sfogarsi sui social, che vuol dire appunto mettere in piazza quello che sono le proprie vicende private, sono i propri problemi, proprio perché lei non è ascoltata e quindi decide di usare quel mezzo. Però questo ha delle conseguenze. Allora, io volutamente non l'ho vista, anche se stimo moltissimo l'attrice, la protagonista, Joan Froggatt, perché penso sia una grandissima attrice, però abbiamo deciso di non vederla, intanto perché la serie originale è una serie prettamente anglosassone e noi l'abbiamo riadattata, non noi, ovviamente gli sceneggiatori l'hanno riadattata, anche il regista ha fatto un grande lavoro per italianizzarla. Però il livello di scrittura altissimo è stato mantenuto e di questo infatti sono veramente fiera. Però c'è molto di noi, moltissimo. E appunto proprio, non avendola vista ho avuto la libertà di fare quello che volevo, quello che sentivo fosse più giusto. Soltanto una scena sono andata a vedere, ma per curiosità intellettuale, proprio per capire come l'aveva fatta lei dopo che io l'ho girata. E chi è che non ha detto, beh certo, nel senso è una cosa talmente normale, penso che poi sarebbe strano il contrario, no? È normale che durante l'adolescenza uno si scontra un po' con i genitori, però ecco, tendenzialmente sono una persona molto schietta, cioè crescendo, a parte il fatto che mia madre mi diceva sempre che le bugie hanno le gambe corte, a me questa cosa mi è rimasta tantissimo, cioè, quindi faccio molta fatica, cioè preferisco dire la verità, trovare il modo, a volte faccio molta fatica a trovare il modo giusto per dirla. Moltissima, ci metto magari un po' più di tempo, però poi sono troppo, cioè mi devo sentire a posto con la coscienza, cioè è una questione di carattere.